La retina d'oro. Si tratta di un importante riconoscimento nato nel 2000 dalla passione dei due ideatori e fondatori del premio, Mauro Rufini e Giampiero Caneschi, che spetta di anno in anno alle eccellenze del basket e dello sport. Fra i vincitori più illustri, il premio conta anche Gianni Petrucci, Giovanni Malagò, Dino Meneghin, fino ad arrivare nel 2012 al presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama. Quest'anno il premio se lo ha aggiudicato la BPC Virtus Cassino, al riconoscimento della qualità della gestione organizzativa e tecnica della squadra e dei prestigiosi traguardi raggiunti. La Retina d'Oro è un premio che oramai ha varcato i confini nazionali con apprezzati riconoscimenti in Eurolega e in NBA, ma è nato a Roma e ci fa particolarmente piacere darlo ad una società che nel giro di pochi anni ha raggiunto la ribalta nazionale con uno sguardo sempre attento al territorio e al movimento giovanile. Il significato vuol dire premiare un lavoro di staff, di squadra, valori positivi correttamente intesi con risultati agonistici rilevanti. Mi sento davvero onorata di ricevere questo premio, che non è un premio alla mia persona, ci tengo a sottolinearlo, ma è un premio alla Virtus Cassino, ad una società che si è distinta per meriti sportivi e che ha vinto un campionato, e prima di vincere questo campionato ne ha vinti altri, e in soli 7 anni è riuscita a raggiungere la Serie A. È bello perché essere accostati a personaggi del calibro di Dejan Bodiroga, di Bogdan Tanjević, di Dan Peterson, di Barack Obama, perché no? Mettere il nome della Virtus Cassino vicino a questi giganti della pallacanestro, della vita sociale, della politica internazionale, è senz'altro per noi motivo di vanto e di orgoglio. Ma io questo premio lo vorrei dedicare alla città di Cassino. Io credo che sicuramente sarà un vanto per la città di Cassino, e noi ci auguriamo sicuramente di poter giocare a Cassino e avere questa società ancora ad alti livelli. Il premio è stato consegnato nella sala Restagno del comune di Cassino. Una città intera è fiera di questo team che con tanti sacrifici e tanta dedizione è riuscito in 7 anni a compiere un vero e proprio miracolo sportivo. Per Donatella e anche e soprattutto per la città di Cassino, che deve comprendere quale risorsa è riuscito a mettere su questa società che in pochi anni è arrivato nell'Olimpo del basket nazionale. Questo vuol dire che c'è una serietà nell'impostare certi tipi di discorsi che portano a determinati obiettivi, ma questo deve avere un riscontro anche da parte della città.